Quindi qualcuno ha rubato qualcosa. Qualcuno ha rubato qualcosa? Ma guardati intorno! I banditi hanno rubato quasi tutto! Peggio ancora, hanno rubato il vaso della mia famiglia! Nostro da generazioni! Ora non c'è più! Porto con me un oggetto che apparteneva a mia madre. Conosco il valore dei cimeli di famiglia. È strano come a volte proviamo sentimenti per degli oggetti inanimati, vero? Quanto vale questo vaso per te? Pagherò una somma considerevole per riaverlo. Davvero considerevole. Quindi sei in grado di trovare il mio vaso? Intendi questo? Il mio vaso! L'hai trovato! Padrone, ho un dubbio. Un dubbio su cosa? Come facciamo a sapere che questo mistio se non fa parte delle persone che l'hanno rubato? Questa è una bella domanda. Lascia che gli parli in privato per accertarmene. Un altro motivo per cui mi mancherai quando te ne sarai andato. Mistios, so che hai recuperato il vaso dei banditi, ma non è questo il punto. Ho un favore da chiederti. Devo sapere di che si tratta, per capire se posso farti questo favore. Almeno mi ascolterai. È già qualcosa. Di che genere di favore stiamo parlando? Di recente il padrone mi ha detto che dopo il prossimo solstizio d'estate mi libererà. Ma io non voglio andarmene. Voglio che tu gli dica che ho rivelato ai banditi dove trovare il vaso. Quindi, per espiare la mia colpa, gli offrirò i miei servigi. Beh, chi ha rubato il vaso? L'hanno rubato i banditi nascosti nella miniera di rame a nord di qui. Beh, me l'hai riportato. Almeno esiste un po' di giustizia. Ecco la ricompensa che ti ho promesso. Sai, il tuo schiavo è davvero fedele. Gli hai già concesso la libertà, ma credo che dovresti tenerlo con te. Forse lo vorrebbe anche lui. È vero? Vuoi restare con me? Sì. Sì. Allora perché non hai detto niente? Perché uno schiavo non discute gli ordini. Giusto, Mistios? Anche se sei uno schiavo, la tua vita ti appartiene. Avresti dovuto chiedere al tuo padrone di restare. Ti prego, accetta le mie più umili scuse, padrone. Non lo farò mai più. Ti perdono. Tutto è bene quel che finisce bene.